Decussis sanguinis, credo, non lo so, io c'avevo Morra, voi non sapete chi è, però... Ciao Morra, e... vai! Questo è l'inizio, questo è l'inizio del video. Io c'avevo morta. Loro non sapranno chi è, voi credetemi. Salve ragazzi, ben ritrovati. È passato un po' di tempo, bisogna ammettere, ma eccomi qui di nuovo a parlare di giochi di ruolo. E visto che ci stiamo avvicinando a Lucca, vedete, questa è Lucca. Perché? Perché allungo la mano? C'è un motivo, perché prenderete tutti i soldi andando a Lucca. Vi parlo, infatti mi sono fatto anche i compiti a casa, di giochi di ruolo che usciranno per questo mese, ottobre barra novembre, e in concomitanza con Lucca alcuni che li troverete proprio lì, in sede, quindi andateci a Lucca, che è bello, Lucca è bella, Lucca è bellissima. Partiamo subito con il gioco di ruolo per eccellenza, Dungeons & Dragons. Allora, abbiamo io, le carte, abbiamo le carte oggetto magico, poi abbiamo le carte mostro, che possono essere sempre utili, diciamo questi sono un po' gli accontentini, io speravo in qualcosa di più, devo dirvi la verità. E qualcosetta di Caruccio l'hanno anche messo, ovvero un'avventura, I Principi dell'Apocalisse. Un'avventura di D&D classica, tra virgolette, un po' se conoscete le altre, di quelle già prefatte, con la chicca che se siete veramente fisicamente a Lucca e andate negli store, nello store ufficiale dell'Asmodee, troverete assieme a questo volume anche un fumetto ambientato a Baldur's Gate, una delle città più famose dei Forgotten Realms, e se comprate, quindi se cacciate i dindini, sia questo manuale delle avventure che quel fumetto, avrete uno schermo veramente, veramente bello in regalo. Però correteci, andateci presto, 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 perché questi schermi sono contati, mi sembra 200 al giorno per 5 giorni, quindi fate voi il conto. E qui ci siamo cacciati di grosso il must D&D. Poi andiamo a un nuovo gioco che si chiama L'ultima torcia, il regno perduto di Nantok, che in pratica è un dungeon crawler, un mega dungeon per la precisione. Quindi partite e dovete affrontare le varie stanze per arrivare al boss, ai vari boss. Bello, uscita prevista a novembre, editore Serpentium Games. Poi abbiamo... Ah, vabbè, sì, questo è già molto, diciamo, un po' più conosciuto, Sine Requiem, con un'espansione, per la precisione, qui è latino, ragazzi, qui sono cazzi, Decussis Sanguinis, credo, non lo so. E infine abbiamo, della MS Edizioni, abbiamo Stigmata, di Chad Walker. Nel mese di novembre sul sito dell'Asmodee sono stati aggiunti Warhammer Fantasy Roleplayer, La leggenda dei Cinque Anelli, il gioco di ruolo. Historia, Quick Start. Journey to Ragnarok, il ladro di rune. L'ultima bomba. Detto questo, come potete vedere, non sono tantissimi giochi di ruolo, quindi magari ci volete andare con le tasche mezze piene, nel senso che il resto potete spenderlo per altro. Per esempio i giochi da tavolo. Per esempio, i giochi da tavolo, o non so, una casa, una macchina, una famiglia, una vita. O recuperare i manuali. Se non avete comprato in passato. Oppure i manuali. E quindi per questo è tutto, buone spese a Lucca, alla prossima ragazzi! How far can we get if we sail?